su questa piccola parte di Casa Micciola, la zona alta, siamo ancora al 21 agosto 2017, quindi per noi l'emergenza non può essere finita e per questo abbiamo deciso di raccogliere firme. Prorogate lo stato di emergenza. È questo il grido di dolore che i terremotati dell'isola d'Ischia hanno lanciato al governo Conte attraverso una petizione popolare promossa dalla Libera Associazione 21 Agosto e sottoscritta da oltre 4.300 cittadini. Per i promotori della petizione, la proroga dello stato di emergenza, che scade il prossimo 21 febbraio, è indispensabile affinché, tra l'altro, si completino gli interventi di messa in sicurezza e di riduzione del rischio residuo previsti sul territorio. Abbiamo fatto questa raccolta di firme, sì, questo movimento spontaneo che si chiama 21 agosto ha un motivo, e cioè noi realmente su queste zone terremotate siamo rimasti al 21 agosto del 2017. Allora perché la necessità di raccogliere queste firme e di prorogare l'emergenza? Perché in effetti abbiamo bisogno ancora di cose essenziali, la messa in sicurezza. Il CAS che dovrebbe essere assicurato alle persone che hanno trovato sistemazione altrove, quelli che sono ancora in albergo. 2.475 sfollati, di cui 2.195 assistiti mediante il contributo di autonoma sistemazione, 280 quelli alloggiati temporaneamente in strutture alberghiere o similari e almeno 300 persone che un lavoro non l'hanno più trovato, 1.060 le unità immobiliari per le quali è stato dichiarato un esito di inagibilità temporanea, parziale o totale, 640 immobili completamente inagibili tra cui 30 strutture ricettive e ristoranti, 6 scuole e il municipio di Casamicciola. Sono questi i numeri del terremoto che ha avuto come epicentro Piazza Maio e la zona alta di Casamicciola Terme e che ha sconvolto la vita di migliaia di isolani, i quali chiedono di non essere lasciati soli così come è avvenuto per i terremotati di altre zone d'Italia. E le migliaia e migliaia di firme raccolte dimostrano la grande solidarietà che c'è verso chi ha subito danni dal sisma. Questa è stata una petizione popolare rispetto alla quale sarebbe bastato anche un unico foglio, in quanto per popolare si intende un gruppo di persone. Tra di noi eravamo già più di 20 e di conseguenza non sarebbe stato indispensabile coinvolgere tanta gente. La differenza sostanziale qual è stata? Quella che si è potuto instaurare un dialogo con tutti, facendo conoscere a tante persone, a più di 4.000 persone, quelle che sono state le problematiche che hanno coinvolto invece il destino di pochi. La petizione, che ora è al vaglio del governo Conte, ha riscosso un sostegno eclatante a tal punto che qualcuno avrebbe persino tentato di attribuirsene la paternità. Qualcuno ha tentato di dare la paternità a questa raccolta di firme. Vorrei precisare, la raccolta di firme l'ha ideata e l'ha portata avanti il movimento 21 agosto, le persone che ci hanno messo la faccia, come la mia. L'augurio naturalmente è che ora il governo Conte accolga le richieste degli oltre 4.300 sottoscrizioni della petizione popolare, dando la possibilità di prolungare lo stato di emergenza.